Allora, ragazzi, buonasera. Ragazzi, iniziamo a connettere questa sera, semplicissima ricetta, come sempre. Allora, mi sono preparato il mio brodo qui, ok? Sono preparato il brodo, poi guardate qui che c'ho. Ho fatto una chips di parmigiano reggiano, poi ce l'andiamo a mettere sopra, andò con un po' croccantino. Ciao Alessio. Poi ragazzi, abbiamo una cipolla, abbiamo un po' di funghi, ci facciamo un bel risotto questa sera, ok? Quindi, semplice e veloce come sempre. Allora, innanzitutto mettiamo a riscaldare il brodo che mi sono fatto, ragazzi, mi sono fatto un semplice brodo con sedano, carote e cipolla. Ok, quindi niente di così particolare. Poi vabbè, ci ho dato un tocco mio personale come sempre, un po' di zenzero, ci ho messo un po' di pepe, un goccio di olio d'oliva e basta, tutto qua. Quindi semplice brodo, non l'ho caricato troppo, ci ho solo messo un... gli ho dato un po' qualche cosa, un tocco leggermente speciale. Un tocco mio personale, diciamo così, dai. Poi, ragazzi, guardate qui che c'ho il guanciale ragazzi, quindi facciamo questo bel risotto, guanciale, funghi e c'ho una montagna qua di parmigiano, ok? Facciamo questo bel risotto. Allora ragazzi, quindi iniziamo a connettere, vabbè, stasera già sono ubriaco, iniziamo a condividere il video ragazzi, che facciamo questa bella ricettina. Allora, innanzitutto, vediamo qui il brodo, come stiamo, facciamo scaldare. Allora, innanzitutto ragazzi, io vi ho sempre mostrato un modo diverso per fare il risotto. Questa sera ve la faccio un po' diversa dal solito ancora. Allora, dato il brodo, il riso lo vado a tostare a secco. Ok ragazzi, quindi facciamo una tostatura a secco del riso. Perché? Perché diciamo che proprio è così che si fa la tostatura del riso, non si fa in padella con l'olio oppure il burro, altrimenti andiamo a friggere il riso, ok? Quindi, per prima cosa, io mi preparo il soffritto. Prendiamo un po' di olio, facciamo il soffritto che poi ce lo aggiungiamo dopo, ragazzi, ok? Quindi, olio qui ce l'ho, iniziamo, facciamo scaldare l'olio d'oliva intanto, la padella dove ci andiamo a mettere un goccio di olio d'oliva. Ragazzi, mi raccomando, condividete il video, ok? Il riso si tosta perché altrimenti si rompe quando lo andiamo a cucinare, ok? Dando un saluto dalla Grecia, un saluto a chi mi guarda dalla Grecia, ragazzi. E oggi c'è anche una fotografa, ragazzi, c'è una fotografa, mi fanno le foto, sono contento. Vabbè, a proposito di questo, ragazzi, ci mettiamo la cipolla quando ne mettiamo? Ne mettiamo tanta, perché? Perché deve essere un bel risotto bello saporito come piace a me. Poi, ovviamente, sono gusti. Chi ne vuole di più ne mette di più, chi ne vuole di meno ne mette di meno. Quindi, innanzitutto, quindi ragazzi, cosa facciamo? Facciamo la tostatura del risotto, la facciamo a parte, ok? Non la facciamo con la cipolla. La cipolla intanto io me la vado a sminuzzare. Speriamo che non bianco, speriamo che non bianco. Poi ragazzi, qualcuno, ragazzi, se ancora non avete visto il mio corso di cucina gratuito, beh, è ora che lo vedete tutti quanti. Poi ragazzi, vi devo dire anche un'altra cosa che è molto importante secondo me. Allora, il mio percorso di formazione lo sto valorizzando, ci sto mettendo altri contenuti, altre cose importanti, quindi pensateci bene ragazzi, pensateci bene perché lo sto valorizzando in una maniera incredibile, ci sto mettendo il doppio dei contenuti di prima. Quindi ragazzi, questa sera facciamo questo bel risotto con i funghi champignon, poi ci mettiamo il guanciale e ci mettiamo la cipolla. Allora, innanzitutto io faccio soffriggere, anzi, iniziamo una cosa, facciamo prima con il guanciale, dato che la padella l'ho giusto sporcata con l'olio, poi me ne servirà di più. Quindi ci mettiamo, prima della cipolla facciamo una bella cosa, ci mettiamo il guanciale. Allora, il guanciale, ragazzi,
Io lo metto, lo taglio così a striscioline, ok, lo facciamo abbastanza grande, che poi ci andiamo a fare una bella polverina sopra, ok? Quindi lo taglio così, poi lo vado a tritare con il coltello. Importantissimo, non togliamo il pepe, ragazzi, ho visto tante persone che levano il pepe al guanciale, ma perché? Quella è la parte più buona. È la parte più buona del guanciale, quindi non l'andiamo a levare. Ok, quindi ci affettiamo il guanciale. Ok, ragazzi. Allora mi chiedono che qual è il riso migliore, il riso più buono per i risotti. Allora, ragazzi, importantissimo per il risotto, questa è una mia considerazione personale. Non esiste il miglior riso, dipende sempre dalla consistenza che noi vogliamo ottenere. Se vogliamo ottenere un risotto più cremoso, utilizziamo un tipo di riso. Se invece vogliamo ottenere un risotto più duro, leggermente al dente, utilizziamo un altro tipo di risotto. Poi anche in questo caso la tostatura influisce, ragazzi. In questo caso anche la tostatura influisce. Cioè, allora noi facendo la tostatura, che cosa facciamo? Andiamo anche a bloccare un po' l'amido del riso, ok? Quindi automaticamente il riso, una volta quando lo andiamo a cucinare, si presenterà meno cremoso, ok? Dopo che abbiamo fatto la mantecatura finale. Ma ovviamente queste sono cose che dipendono da tantissimi fattori, ragazzi, perché sentite come sfrigola il guanciale, ragazzi, sentite come sfrigola. Questo dipende da tantissimi fattori, ragazzi, perché dipende dalla qualità del riso, dipende se lo andiamo ad amalgamare con il formaggio, se lo andiamo ad amalgamare a fare la mantecatura finale con del burro. Quindi non è che bisogna sempre provare in cucina, altrimenti ragazzi rimaniamo fregati, ok? Quindi questa sera facciamo sto bel risotto, ragazzi. Allora ragazzi, ci dicono, alcuni dei miei amici lavano il riso prima di cucinarlo. Allora vi dico un'altra cosa, il riso se viene lavato prima non andrebbe cucinato, perché il riso lavato tende a cuocersi, ok? Quindi se andiamo a lavare il riso, magari può essere buono per un'altra preparazione, magari per fare del sushi, del riso bollito per accompagnare, ok? Però di solito con il riso bollito non si fa il risotto nella maggior parte dei casi. Poi ovviamente, ragazzi, ognuno c'ha una scuola di pensiero diversa, ok? E che altro? Che altro? Che altro? Il riso. Ah, poi ci sono alcuni tipi di riso, ragazzi, che sono quasi obbligatori cioè si devono quasi lavare obbligatoriamente, altrimenti non si cucinano bene. Per questo vi dico, ogni riso viene utilizzato per una specifica ricetta, e ogni riso ha una sua cottura, una sua procedura diversa. Ok, ragazzi? Quindi oggi vi sto facendo vedere come faccio io la tostatura. Di solito che cosa faccio? Io faccio insieme con il burro oppure l'olio e la cipolla. In questo caso no, in questo caso la faccio diversamente. Qui ho la mia padella. Andiamo a fare con una padella la tostatura, perché c'è chi lo fa nella stessa allora ragazzi, c'è chi lo fa nella stessa padella, nel senso mette l'olio, mette la cipolla e fa la tostatura. Quindi in quel caso non stiamo parlando di una vera e propria tostatura, stiamo più parlando cioè noi andiamo a friggere il riso facendo così. Intanto accendiamo la pentola, perché E allora il riso, ragazzi, si tosta ad una temperatura che va dai 200 ai 220 gradi, e praticamente l'olio, la cipolla e il burro, quello che stiamo utilizzando, a quella temperatura si andrebbero a bruciare, ok? Quindi per questo la tostatura del riso andrebbe sempre fatta a parte. Quindi oggi mi sto ricavando un sacco di grasso. Poi ce lo andiamo a mischiare con il riso, facciamo un bel risotto, ragazzi, facciamo sto risotto oggi alla fine del mondo.
Ve lo dico io alla fine del mondo. Allora lo facciamo diventare bello croccante. Il guanciale, mamma mia, andando sta rilasciando il suo grasso. Adesso, una volta che è diventato croccante come lo voglio io, facciamo cucinare la cipolla nello stesso olio, così la cipolla prende bel sapore. Ok, mi dicono brodo di carne o brodo vegetale. Allora io in questo caso sto utilizzando il brodo vegetale, sedano, carote e cipolla, dato che non voglio andare a coprire troppo il sapore degli altri ingredienti, perché comunque vado ad utilizzare del guanciale che è molto saporito, vado ad utilizzare del parmigiano, dei funghi, ok? Quindi cerchiamo di non andare a coprire troppo i sapori. Perfetto, ragazzi, sta venendo la fine del mondo sto guanciale, ve lo dico io. Ve lo dico io, lo faccio diventare bello croccante. Poi ragazzi, intanto vi voglio ricordare, per chi ancora non si è iscritto al mio corso di cucina gratuito, c'è il link qui nei commenti, potrete accedere al mio corso di cucina gratuito di una settimana cliccando qui al link che è nei commenti. Premete il tasto inizia e accedete a questo corso gratuito. Oppure ragazzi, mi scrivete in chat, c'è il mio assistente robot che vi risponderà e vi darà le indicazioni per accedere al corso. Perfetto, allora ragazzi, abbiamo qui il guanciale. Allora, innanzitutto io che cosa faccio? Il guanciale adesso lo tiro via, lo mettiamo un po' ad asciugare, ok? Così, nel frattempo che succede ragazzi? Si va ad asciugare un po' e diventa bello bello croccantino. Quindi mettiamo qui il guanciale. Mamma mia, ragazzi, che profumo il guanciale che mi ha spedito mia mamma. Ciao mamma, se mi stai guardando. Guardate che bello sto guanciale, raga, questa è la fine del mondo. Questa è la fine del mondo. Allora, quindi, vediamo un po', ragazzi. Lo stesso olio, che cosa ci vado a fare? Ci vado a mettere la mia cipollina, ok? Ok, via. Sentite come sfrigola. Buono, buono, buono. Facciamo un bel risotto oggi. Un bel risotto, serie A. Quindi il condimento ce l'abbiamo quasi, io adesso che cosa faccio? Mi vado anche a tagliare i miei funghetti, ragazzi. Intanto facciamo appassire la cipolla. Ok? Peccato che non si sente il profumo, ragazzi, veramente un peccato, perché la mia cucina è profumatissima di guanciale, cipolla, che ve lo dico a fare. Allora ragazzi, poi prendiamo i nostri funghetti. Quindi ci tagliamo i funghetti, poi dopo li andiamo ad aggiungere alla cipolla. Nel frattempo noi ci mandiamo avanti anche con il riso, ok? Vi faccio vedere, qua mettiamo, cuciniamo qui. Andiamo a cucinare la nostra cipolla. Quindi ragazzi, come va? Tutto a posto? Oggi facciamo questo bel risotto. Per chi si è connesso adesso, ragazzi, risotto, ok, con funghi, cipolla, vabbè, cipolla ovviamente, facciamo funghi, guanciale e parmigiano. Poi mi sono fatto anche una chips, guardate qui che bella sta chips, ragazzi, una chips di parmigiano reggiano. È la fine del mondo. Volete sapere come si fa? È un segreto, ragazzi, un segreto, c'è tutti i miei segreti nel mio percorso di formazione. Il mio percorso di formazione, ragazzi, per quello vi dico, guardate il mio corso gratuito di cucina e poi pensateci bene, ragazzi, pensateci bene veramente, perché alcune opportunità non ricapitano mai. Perfetto, quindi abbiamo qui fatto un po' di funghetti, vediamo un po' quando ne faccio, siamo in due questa sera a mangiare, poi se c'è qualcun altro che si imbuca come sempre, non lo so. Nel frattempo questi funghetti sono più che abbastanza. Poi, quindi intanto facciamo qui la cipolla, facciamo rosolare per bene, ragazzi, facciamo rosolare per bene. Ok, nel frattempo allora io la sposto da quest'altra parte, su quest'altro fornello. Adesso facciamo la tostatura del riso, ok? Quindi qui facciamo continuare a cuocere.
Qui facciamo scaldare la padella. Facciamo scaldare questa padella. Ragazzi, per la tostatura del riso non utilizzate una padella una padella di antiaderente, ma sempre un acciaio, alluminio, oppure rame stagnato, oppure argento, se qualcuno ha la padella di argento. Allora, ragazzi, sì, sono abbastanza calorico. La sera mi servono energie, ragazzi, mi servono energie. Allora, per la tostatura del riso facciamo scaldare la padella senza aggiunta di olio e senza aggiunta di burro. Facciamo una tostatura a secco. Io mi preparo qui un po' il riso. Tanto ogni tanto il mio fornello fa i capricci, quindi facciamo diventare bella calda questa padella, ragazzi. Allora, il pomodoro dipende, ragazzi, il pomodoro si potrebbe abbinare bene, potrebbe non abbinarsi bene. Allora, io in questa ricetta non lo ritrovo opportuno, perché altrimenti andiamo a coprire il sapore degli altri ingredienti. Poi, io non voglio andare a coprire, ragazzi, guarda, adesso guangiale, ma che cos'è sto guangiale? Allora, scotta un po', però io che faccio? Io lo mangio un pezzettino. Buono, ragazzi, troppo buono. Allora, facciamo scaldare la padella per bene. Qui continuiamo a cuocere, intanto non mi abbandonare. Ok, quindi ragazzi, perché si fa la tostatura a secco del riso? Perché il riso va tostato ad una temperatura che va dai 200 gradi ai 220, bene o male, no? Quindi l'olio e la cipolla a quella temperatura brucierebbero, per questo io lo faccio a parte. Poi ovviamente ci sono tante scuole di pensiero, si può anche fare tutto insieme, però non è una vera e propria tostatura. E a che cosa serve la tostatura? Ragazzi, la tostatura serve per mantenere il chicco rotondo durante la cottura, altrimenti il chicco si va a rompere. Quindi io mi metto due bei bicchieri per due persone. Quindi ragazzi, di solito 120 grammi di persone, 120 grammi di porzioni è così. In Spagna è un po' diverso, ragazzi, lo so. Io vivo in Spagna, Carlo, non so se lo sa, io vivo in Spagna, vivo a Barcellona. Però anche la paella, ragazzi, sta il fatto suo. Io questa sera vi faccio vedere il risotto, vi faccio vedere come lo faccio io questo risotto, ok? Perfetto, allora ragazzi, quindi abbiamo messo questa padella calda e ci stiamo facendo il riso, stiamo facendo tostare. Allora il riso, intanto vi aggiungo anche i funghi qui all'altra padella. Ragazzi, per una buona tostatura del riso, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare, intanto facciamo fare ai funghi e la cipolla. Per una buona tostatura del riso, ragazzi, noi si deve tostare per 3-4 minuti una padella bella calda. Ok, si deve tostare per 3-4 minuti in una padella bella calda. Poi ogni 10 secondi noi facciamo così, contiamo tipo fino a 10 e poi ok, questa è un'operazione che ho fatta per 3-4 minuti e poi il riso sarà tostato al punto giusto una volta che sarà che noi quando lo tocchiamo con le nocche, così giusto che lo sfioriamo, è bollente. Quindi continuiamo a fare. Poi ovviamente, ragazzi, vi ripeto, c'è chi lo fa in un modo, c'è chi lo fa in un altro modo. Quindi ci sono tantissime tantissime scuole di pensiero riguardo al risotto. È un dibattito che va avanti e che continuerà ad andare avanti come sulla carbonara. Però io lo faccio così e spero che vi piaccia. Vi ho spiegato anche perché il risotto va tostato a parte e non tutto insieme. Ok, quindi facciamo così, abbiamo quasi tostato. Poi un'altra cosa importante, non esiste una colorazione, un qualcosa che noi notiamo quando il riso è tostato, perché anche questo dipende dal tipo di riso che stiamo utilizzando. Ok, ragazzi, ogni riso ha una colorazione diversa. C'è chi tende
a diventare giallino, ma è una cosa che si nota minimamente, e c'è quelli che invece non si nota proprio niente. Quindi ci siamo quasi. Allora, intanto anche il mio brodo sta cantando, quindi si canta nella mia cucina di Barcellona. Andiamo in cucina tutti quanti, tutti insieme. Perfetto. Allora, ragazzi, abbiamo qui il guanciale. Guardate che bello sto guanciale, ragazzi. Vabbè, ragazzi, l'amorosa non è un problema mio. A me piace con la cipolla, ragazzi, il risotto. Poi, allora, quindi il risotto, vediamo un po' a che punto stiamo, vediamo un po'. Intanto qui abbiamo, guardate, i funghi e la cipolla che si sono cotti. Adesso poi li andiamo anche ad aggiungere, quindi non fa niente che non è, la cottura non è completata al 100%, perché continuerà grazie all'aiuto del brodo. Quindi, toccando il riso, vediamo che il riso è diventato bello bollente, non si può più toccare con le mani. Ok, che cosa facciamo, ragazzi? Facciamo una cosa strana, una bella sfumatura con il vino. Facciamo sfumare il vino, facciamo sfumare il riso con il vino. Ok, quindi a questo punto facciamo evaporare la parte alcolica, e una volta che è evaporata andiamo di brodo e andiamo ad aggiungere tutti quanti gli altri ingredienti. Ok, quindi semplice, veloce e buono. Ok, come piace a me. Vediamo. Adesso la parte alcolica deve evaporare, ragazzi, altrimenti ci ubriachiamo quando andiamo a mangiare il riso. Ho utilizzato del vino bianco, siete liberi di utilizzare dello spumante, siete liberi di utilizzare del vino rosso, quello che più preferite, ok? Quindi questa sera, ragazzi, risotto, parmigiano, guanciale e funghi, ok? Perfetto. Vediamo che la parte alcolica del tutto il vino è evaporato. Adesso lo andiamo a coprire con il brodo. Ok, quindi copriamo con il brodo. Andiamo a coprire con il brodo. Continuiamo la cottura del risotto. Perfetto. E ci andiamo anche ad aggiungere questo, il condimento, ok, ragazzi? Andiamo ad aggiungere il condimento. Adesso continuiamo la cottura del risotto. Perfetto, quindi semplice e veloce. Ok, ragazzi. Allora, invece del guanciale, ragazzi, si può utilizzare della pancetta, ovviamente. Consiglio la pancetta affumicata, che ci sta, si abbina bene. Ok, oppure, oddio, Carlo, qui ci sono tante, se fai nelle macellerie, ho visto che ci sono tanti tipi di pancette in modo diverso, diciamo devi un po' provare quella che più preferisci, quella che più pensi che si abbini bene con questa ricetta, ok? Quindi, però io consiglio sempre una pancetta, un guanciale pepato oppure leggermente piccante, oppure leggermente affumicato. Ok, ragazzi, quindi continuiamo la cottura del risotto. Ragazzi, sto risotto è serie A, io ve lo dico, quello che ci esce oggi è un qualcosa di veramente buono. Mamma mia, ragazzi, fa un profumo qui che ve lo dico a fare, come sempre. Poi, allora, io intanto mi preparo anche qui la mia postazione. Allora, abbiamo detto che sopra ci andiamo a mettere una bella polvere di guanciale, ok? Quindi nel frattempo che il mio riso inizia a prendere sapore con tutti gli ingredienti, che inizia a cuocersi per bene, allora io che cosa faccio qui? Mi preparo una polvere di guanciale. Quindi il mio guanciale qui che si è asciugato, vedete com'è diventato bello croccante? Ok, ragazzi, guardate qui,
Guardate qui com'è diventato bello croccante questo guanciale. Tanto io mi controllo sempre il riso, non me lo fate scordare. Allora il guanciale, ragazzi, ci andiamo a fare, lo andiamo a tagliare finemente, ok? Abbastanza fine, non troppo fine, però deve essere comunque una granella, dai, non necessariamente una polvere, ma una granella, un po' croccantina che ce l'andiamo a mettere sopra. Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Che cos'è questo guanciale? Che cos'è? La fine del mondo. Allora, poi il brodo, ragazzi, io come l'ho fatto io, come l'ho fatto il brodo? Sedano, carota e cipolla. Poi ovviamente ci ho messo giusto un paio di ingredienti in più per dare sempre quel tocco mio personale, ok? Grande Carlo. E quindi che cosa ci ho messo? Sedano, carote e cipolla, poi ci ho messo giusto un pezzettino di zenzero, ci ho messo del pepe in grani e poi un po' di olio di oliva, quindi semplicissimo. Poi ragazzi, no, l'ho salato solo alla fine perché il brodo, se sapete, sì, è meglio salarlo alla fine, una volta che tutti gli ingredienti hanno rilasciato le loro sostanze nutritive dentro l'acqua. Guardate questa granella, che cos'è? Dando, aggiungiamo sempre acqua, aggiungiamo sempre il brodo al risotto. Bello. Continuiamo. Mamma mia, ragazzi, che cos'è? Che cos'è sto risotto? Bello. Vedete che questa diventerà veramente una crema, ragazzi, chi ve lo dico, ha fatto. Allora, vi faccio vedere qui quello che ho fatto. Ok, ho fatto qui questo guanciale, adesso lo faccio vedere, mi sto dando una pulita velocemente. Ok ragazzi, il guanciale, avete visto come l'ho tritato così al coltello, ci ho fatto una granella, così ce lo mettiamo sopra, poi alla fine, e un po' ce lo mischiamo anche dentro perché mi piace quando in bocca si sentono tutti quanti gli aromi, tutti quanti i sapori che abbiamo utilizzato per la preparazione del risotto. Poi, adesso si deve cuocere, ovviamente. Poi ragazzi, se volete utilizzare qualche erbetta, io non andrò ad utilizzare nessuna erbetta. Se volete utilizzate un po' di prezzemolo, io reputo che il risotto è buono così, dato che ha già tutto quello che deve avere per tutti gli ingredienti necessari per sprigionare un ottimo gusto, un ottimo sapore. Poi vi ripeto ragazzi, se c'è qualcuno che ancora non fa parte del mio corso di cucina gratuito, se lo guardate, vi fa piacere, basta che cliccate qui sul link che è nei commenti e premete il tasto inizia. Oppure ragazzi, semplicemente mi scrivete in chat, c'è il mio assistente robot che vi risponderà e vi darà le indicazioni per accedere al mio corso di cucina gratuito. È di una settimana, ragazzi, sono 7 lezioni interessanti e vi dico anche che ho aggiunto dei contenuti interessanti al mio percorso di formazione, quindi per questo vi dico, per chi ha visto il mio corso, ragazzi, spero che pensateci bene, ok? Aggiungiamo un altro po' di brodo, ragazzi, ci siamo quasi, eh? Vediamo come si sta creando questo. Mamma mia, ma che cos'è? Ma che cos'è, ragazzi? Sta creando una bella cremina. Adesso vi faccio vedere, possiamo vedere, ragazzi, vediamo, guardate qui che cosa si sta creando. Allora, io adesso sono a forza 8, diciamo così, dai, abbassiamo un po'. Quindi per questa fase, prima della fase finale, io vado ad abbassare un po' la temperatura del risotto, lo lasciamo cuocere un po' più lentamente, ok? Guardate qui che bello sto risotto, guardate che bello. Adesso ovviamente non è ancora cotto, ci vogliono ancora qualche minutino.
E quindi ragazzi abbiamo fatto una tossatura a secco, vi ripeto a che cosa serve la tossatura? Serve per far sì che il chicco di riso non si rompi durante la cottura. Se non facciamo la tossatura rischiamo di rompere il chicco durante la fase di cottura, per questo è importante, è proprio per creare quella differenza che c'è tra un semplice riso bollito ed un risotto, ok? Guardate qui, guardate qui. Perfetto, quindi qualche altro minuto ragazzi e ci siamo. Io adesso tra un po' lo vado ad assaggiare. Vedete, guardate che bello sto risotto. Guardate che bello. Qui ho il mio brodo, ragazzi, vi ripeto, il brodo vegetale. Ho fatto un brodo vegetale con sedano, carote e cipolla. Poi ci ho messo un po' di zenzero, ci ho messo un po' di pepe in grani, ok? E giusto un goccetto di olio extravergine d'oliva. Poi ragazzi, qui abbiamo il guanciale, ok, ce lo andiamo a mettere un po' nella fase finale, andiamo a mischiare con un po' con il risotto e ci aggiungiamo il guanciale, lo mettiamo anche un po' sopra per decorazione. Poi ragazzi ho questa chips di parmigiano reggiano, guardate qui che bella questa chips, guardate qui, questo è veramente il tocco in più di questo risotto, ok? Guardate che bella sta chips, bella croccante, questa è bella croccante, bella saporita. Ok, e ce la andiamo a mettere sopra, quindi ci siamo quasi ragazzi, ci siamo quasi e possiamo procedere, ok? Quindi la cosa importante quando stiamo facendo il risotto, ragazzi, non perdiamolo mai di vista, perché il risotto, ragazzi, è birichino, quando meno se lo aspetta, cioè quando meno ce lo aspettiamo si attacca. Quindi andiamo sempre ad aggiungere il brodo. Ok, io per questa fase finale ne aggiungo un po' alla volta, dato che stiamo solo terminando la cottura. Quasi pronto, io intanto lo vado anche un po' ad assaggiare, vediamo un po' a che punto stiamo. Allora, anche il riso io ragazzi lo preferisco che rimane leggermente al dente, ok? Ok, quindi un altro po' si deve cuocere ovviamente, ancora non è cotto, però ci siamo quasi. Poi lo dobbiamo anche andare un po' a correggere con il sale, ragazzi, perché allora io il brodo, come vi ripeto sempre, non lo salo mai, tanto lo vado a salare giusto un po' alla fine, perché poi che succede? Nel risotto oppure in qualche altra preparazione, noi ci andiamo ad aggiungere il guanciale, ci andiamo ad aggiungere il parmigiano, ci andiamo ad aggiungere altri ingredienti che poi lo rendiamo sempre più salato. La chips, guardate, è così, ma io poi che faccio? Questa la sbriciolo un po' sopra, ok? Quella l'ho fatta io, ragazzi, l'ho fatta io la chips, quindi volete sapere come si fa? È un segreto, la chips è un segreto. Trovate tutto nel mio percorso di formazione, ragazzi. Perfetto, continuiamo con la cottura del risotto. Ci siamo quasi, ragazzi, è fatta una bella due porzioni per noi che abbiamo fame. Ok, a questo punto abbiamo cucinato il risotto per qualche minuto a fuoco basso, fuoco medio basso. Adesso per la fase finale riandiamo ad alzare la forza del fornello, la fiamma, in caso state utilizzando un fornello a gas. Quindi proseguiamo, vediamo un po'. Ci siamo quasi, ragazzi, lo dico io, ci siamo quasi. Adesso lo vado a riassaggiare, era ancora un po' al dente, ovviamente, me lo aspettavo, io lo riesco a capire anche un po' dal colore. Anche se la tostatura inganna, ragazzi, la tostatura inganna, per questo dico sempre di assaggiare tutto in cucina, altrimenti come facciamo a capire se una cosa è buona, se una cosa è cotta oppure no? Quindi proseguiamo. Vediamo un po' che punto siamo qui, che punto siamo con questo risotto. Guardate, ragazzi, io sono fiducioso, ho tanta fiducia in me, in questo, sono fiducioso anche di questo risotto.
Bello cremoso, mamma mia raga, ma che cos'è? Ma che cos'è ragazzi? Andiamolo ad assaggiare, ovviamente un altro po'. Vediamo, facciamo in modo che tutti i chicchi hanno raggiunto la loro cottura. Ok? Buono, ci siamo quasi, un paio di minuti. Ragazzi, condividete il video, ok? Condividete il video che anche oggi ci stiamo divertendo. Una mia ricettina del risotto ai funghi con del guanciale e parmigiano che adesso ce l'andiamo ad aggiungere alla fine per fare la mantecatura finale. Guardate qui, ci mettiamo un po' di parmigiano come la neve. Ok ragazzi, quindi fase finale del risotto, ci siamo quasi ragazzi, ci siamo quasi. Quindi per fare un po' il risotto ragazzi abbiamo bisogno di tanta pazienza. Perché il risotto ci dobbiamo stare sempre dietro, quindi non possiamo fare mille cose quando facciamo il risotto. Poi, importante anche, sono anche importanti gli ingredienti, ok? Il riso, vi ripeto, non esiste il riso migliore per il risotto. Esiste, ovviamente ci sono quelli di qualità maggiore e quelli di qualità minore, però ogni riso ha una sua. È fatto in modo diverso, ci sono tantissime qualità, c'è il riso che rilascia è più ricco di amido, c'è il riso che è più adatto per fare un'insalata e per mangiarlo freddo, c'è il riso che è adatto per fare un risotto cremoso. Quindi per quello vi dico sempre io, dovete sempre provare a casa e valutate voi a seconda del risultato finale che volete ottenere. Vi ripeto, a mio parere non esiste il riso migliore per i risotti. Cioè, ovviamente c'è chi utilizza il carnaroli, che preferisce il carnaroli, c'è chi utilizza il riso arborio, c'è chi ne utilizza qualcun altro, io vi ho detto i due più utilizzati, più conosciuti magari. Quindi a seconda di quello che volete ottenere dovete provare un riso diverso. Perfetto, ragazzi, qui ci siamo quasi. Ci siamo quasi, io vado a fare gli ultimi assaggini, gli ultimi assaggi. Mamma mia, buono, 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 perfetto. Ok ragazzi, a questo punto io che cosa faccio? Ci mettiamo un po' di burro, ci mettiamo giusto un cucchiaio di burro. Ok, per mantenere la cremosità del riso che già è piuttosto cremoso, comunque noi ci diamo un'altra cremosità extra. Abbassiamo, possiamo anche quasi spegnere in questo momento. Ci diamo le ultime mescolate e completiamo il riso, ok? Quindi le ultime mescolate, mamma mia, bello cremoso ragazzi, bello cremoso. Mettiamo il burro. Facciamo diventare bello bello cremoso. Bello bello. Mamma mia, ma che cos'è ragazzi? Ma che cos'è sto risotto? Adesso lo faccio vedere, lo faccio vedere, mi preoccupate ragazzi. Un saluto intanto da New York. Ok ragazzi, guardate qui sto risotto. Guardate qui. Guardate che bello, bello cremoso. Guardate qua. Seria sto risotto. Poi continuiamo ragazzi, continuiamo, vi faccio vedere adesso a questo punto che cosa facciamo. Intanto mettiamo giusto un altro pochettino di brodo, ci mettiamo parmigiano. Mamma mia ragazzi, parmigiano, guardate che bello, un po' di parmigiano, lo facciamo scendere. Ok, utilizziamo quest'altro. Mischiamo per bene, mischiamo per bene. Fase finale del risotto, ragazzi. Guardate qui che bello sto risotto. Guardate qui, spettacolare. Poi abbiamo anche la bella cremosità. Io, dato che sono italiano, via con il parmigiano. Bello, bello cremoso. Poi
ci mettiamo, ci iniziamo a mischiare dentro un po' di guanciale, in modo tale che ogni boccone sarà con il guanciale, ogni volta che noi prendiamo un boccone di riso sarà con il guanciale. Ci mettiamo a questo punto intanto possiamo spegnere perché il riso è pronto. Io ci metto giusto un po' di pepe al finale. Un po' di pepe, ci mettiamo. Ok. Perfetto. Abbiamo questo bel risotto, ok? Guardate qui, ragazzi. Guardate questo risotto, serie A. Ok, a questo punto ragazzi, io vi faccio vedere, qui possiamo spegnere, vi faccio vedere come lo impiattiamo, semplicemente perché siamo a casa, in modo veramente semplice. Quindi mi sposto con il mio posto con il mio tagliere. Adesso vi faccio vedere come esce bello sto risotto, ragazzi. Prendiamo un piatto piano, ok? Poi qui il guanciale ce lo mettiamo un po' sopra, aggiungiamo giusto un altro po' di brodo perfetto, guardate che bello cremoso ragazzi, guardate che bello, guardate qui sto risotto, ok, quindi allora lo mettiamo al centro del piatto, ovviamente quantità da casa, lo facciamo imbottanare facendo così, cerchiamo di ricoprire tutti, mettere la stessa porzione su tutto il riso, ok? Ci siamo. A questo punto ragazzi ci mettiamo un po' di guanciale, state seguendo? Sì, state seguendo, meno male. Ci mettiamo un po' di guanciale, quello che mi ero lasciato da parte, e ci sarà, questo sarà veramente ragazzi, il tocco croccantino in più, la nota croccante in più. Ok ragazzi, quindi abbiamo, ecco qui il nostro risotto. Ok, semplice, non dico veloce perché comunque ci vuole più che altro un po' di pazienza per fare questi tipi di preparazioni. Poi ragazzi, la chips, guardate qui, la chips di parmigiano reggiano, ok? Io vi faccio vedere, la vado semplicemente a rompere a mano, una bella chips di parmigiano reggiano, ok? Spero che questa mia ricettina vi sia piaciuta, semplice, veloce, secondo me di qualità. Poi ognuno giudica, ognuno ha la sua scuola di pensiero. Giusto un goccino di olio per la decorazione finale e ci siamo, ragazzi. Il mio risotto adesso ve lo faccio vedere, ok? Adesso ve lo faccio vedere, ok, ragazzi. Quindi abbiamo risotto ai funghi, guanciale e chips di parmigiano reggiano. Io adesso lo vado a mangiare, ragazzi, perché questa è seria sto risotto. Guardate qui sto risotto, guardate qui. Ma che cos'è sto risotto? Che cos'è? Io adesso me lo vado a mangiare, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Ok, risotto, funghi, guanciale e chips di parmigiano reggiano. Ragazzi, mi fa piacere che avete fatto parte della mia diretta. Per chi vuole accedere al mio corso di cucina gratuito, ragazzi, basta che scrivete qui, che cliccate qui su quel link che è nei commenti. Ok, e premete il tasto inizia. Oggi risotto con guanciale e chips di parmigiano reggiano e funghi. Ok, ragazzi. Mi fa piacere che avete fatto parte della mia diretta. Accedete al mio corso di cucina gratuito, mi raccomando, e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, buona cena.
per chi non ha cenato. Ciao.